Io non me la ricordo la pastina col formaggio, perché mia mamma non me la faceva la pastina col formaggio. Che infanzia difficile che hai avuto, Francia. Vabbè, recupero ora. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video da Caserta. Andiamo a prendere il transfer per Telese Terme. A sto giro siamo in ritardissimo, quindi andiamo. All'inizio sono dei grissini all'olio extravergine di oliva tirati a mano e poi il tarallo telesino, per l'appunto tipico di Telese, prodotto con un finocchietto selvatico. Si usava a penderlo al soffitto di essiccare 30 anni fa, quindi noi lo leghiamo con lo spago, un po' ricordo a quello. I grissini penso di poter dire siano i più sottili mai visti fino adesso. Chardonnay che arriva da Avis, siamo dall'Armandie e Bernier, sono marito e moglie fanvini ormai da più di 50 anni, biodinamica vera, dosaggio zero, particolare Crayer è il nome del vino. Qui invece c'è il 3 di Marco Vugoli, quindi giochiamo in casa in Italia, siamo a Gambugliano, Vicenza. Pino nero in purezza, 3 anni sui lieviti, extra brutto. Questi giustamente ragazzi, sono caldini, srotolo tutto. Io adoro il finocchietto. Che menù abbiamo preso? Esiste un'unica degustazione alla cieca, vi dovete fidare dello chef, fidatevi. Si chiama Mr. Brown, una citazione a Tarantino. Che nelle Iene era proprio Tarantino stesso, tra l'altro. Potete interrogarmi, le so tutte. Primo degli abbinamenti è un kombucha che facciamo noi a base, in questo caso, di Telap Sansuchon, quindi questo tè nero affumicato. E per la rifermentazione in bottiglia utilizziamo un po' di succo nettare di rabarbaro. Si parte con la prima parte, vi ho servito un piccolo fiore di daikon, questa sorta di rapa giapponese sopra altre varie fermentazioni di ortaggio. Lo mangiate dal supporto, tenendolo dallo stelo. Croccantissimo, fresco, acido. Mi sono già giocato tutti i termini principali. Prendiamo il ricordo del pollo arrosto e noi serviamo una chips di pelle. Ricordo la parte più croccante, forse. È aromatizzata e poi essiccata. Il kombucha è gentilissimo. Sarà che io ho questo ricordo del kombucha mega acido? Invece questo è super piacevole. Vado con la chips di pollo. La pelle croccante del pollo fatta a patatina, che secondo me è la parte più buona del pollo, tra l'altro, ed è la parte che so che molti di voi scartano, dite la verità. E col pollo, insomma, non possono mancare le patate. Questa è un'idea della patata arrosto perfetta, quindi croccante esternamente e cremosa all'interno. La ponzufflè. Che fai, non accompagni il pollo con le patate? Cuscinetto morbido, fuori è croccante, ma dentro super morbido di patate. Bene, qui invece un tagliolino di zucchina con perlacci di tartufo nero e menta. Forse a richiamare il sapore della scapece. Un sorboccone. Vado. È buonissimo, perché sentire sotto i denti i diversi strati della zucchina è goduriosissimo. Ma anche questo, come il daikon, stesse caratteristiche, non a livello di sapori ma a livello di consistenze, croccante e fresco in bocca, molto buono. Invece ho servito un cracker ai semi con sopra burro alle alghe, decorato con un'alga e plankton marino. È inutile che sbirci gli appunti. Sì ragazzi, Franci si è fatta una lunga serie di appunti, sono molto utili perché il menù è piuttosto complesso e quindi si è segnata tutta una serie di appunti che ovviamente adesso fa finta di ricordare, ma in realtà c'è il quaderno qua sotto. Melone sgombro qui invece. A separargli una minima parte di wasabi, sopra riso soffiato e aneto compongono la nostra versione del sushi. Questa è la versione invernale, noi l'avevamo vista su YouTube, nella versione estiva, con l'anguria. Non vale guardare gli appunti. Pur non essendoci il riso, è incredibilmente giapponese come gusti, buonissimo. Esteticamente stanno arrivando veramente dei bocconi belli da vedere, non è solo forma, ma è anche molto sostanza. Qui siamo in Alsazia, Vignoble du Revers, figlio d'arte, Matthew Dice, inizia a far vini da bambino praticamente, questo è un Riesling, si chiama Vibrazione. E questi chef, quando non bastano i piatti, li costruiscono a quanto pare, nel nido lasciano delle uova al tartufo bianco d'alba. Andate one shot anche qui, si gioca con l'effetto tempura, quindi croccante esternamente, all'interno è cremoso, stessa consistenza. Bisogna farlo in un sol boccone, ma giusto per sfidare la sorte e farvi vedere com'è dentro, provo a morderlo a metà. Ecco,
Se ti hanno detto di fare il mosso boccone, ci sarà pur stato un motivo. Aspetta! È stato un disastro, ma spero apprezziate lo sforzo. Voi ragazzi, se venite qui, mi raccomando, non lo fate. Tuorlo d'uovo caldo, morbido. Raga, superlativo. Qui invece abbiamo una sorta di melanzana alla parmigiana un po' sbagliata, perché chiaramente la melanzana viene fritta, c'è, esiste, però gli ingredienti con cui poi è condita sono altri. Lampone, miso e pesto in polvere. È spiazzante. Innanzitutto è buonissimo, vi rassicuro su questo punto. Ed è spiazzante, dico solo questo. Onestamente non avrei mai detto che melanzana e lampone fossero, ma neanche lontani conoscenti. Ci sta veramente bene, perché la melanzana è un pochino più salata e grassa, mentre il lampone è più acidino e dolce, ed è un'accoppiata bomba. Qui invece vi ho servito uno spiedino di maialino arrosto, sopra senape di Digione e petali di rose. Questo già so che mi piace di brutto. Tenerissimo, una parte di grasso sopra che farà volare Giano, senape di Digione che dà il tocco acidino, sarai felice. Si può avere una teglia solo di questo, se fosse possibile? Morbidissimo, sopra la cotenna super croccante, la senape che dà il tocco acido. Ragazzi, lo sapete che mi piace il maiale, inutile nasconderlo. Invece vi ho servito l'anemone di mare con limone fermentato fritto in farina di semola. Allora ragazzi, ci eravamo spoilerati tutto il menù prima di venire, in modo tale da presentarci un minimo preparati, ma... Questo è nuovo! Questo è nuovo, su questo non siamo preparati. Possiamo finalmente dimenticarci cosa ci è stato detto e dire solo buonissimo all'assaggio. Ci stiamo mangiando la casa di Nemo? Buonissimo! Punto! Siamo al dessert, lo assicuro, è solo un'ispirazione. Classico snack della Ferrero, il Raffaello. A noi piace comporlo col foie gras, quindi nocciola al centro, foie gras che avvolge e il cocco a completarlo. Innanzitutto è freddo, lo mordo a metà. Non lo so, qua non ci sono state date istruzioni. Lo mordo a metà, il pericolo è il mio mestiere. Non sono riuscita ad arrivare al cuore di nocciola, ma c'è una nocciola. Ci riprovo. Non è una nocciola intera, ma soltanto delle scaglie. Vado con Raffaello. Freddo, molto cremoso. Non è come mangiare Raffaello, ragazzi. È molto più buono questo. Raffaello check, deve arrivare il pane pomodoro. Cioè, capito? Franci sta mettendo tutti i check sui piatti che si è studiata precedentemente. Vi sembra un po' più preparata oggi? A me, sinceramente, no. Merenda tipica delle nostre zone, come si faceva dalla nonna, con il pane e il pomodoro. E andate a mangiarlo spalmando il pomodoro con le mani su una fetta di pane. Solo che andrete a spalmare la conserva secca che si fa d'estate qui da noi, quindi il pomodoro è svuotato e riempito con questa passata lasciata al sole e lasciata essiccare. Condite poi con olio e origano. Mi sembra un normale pomodoro e invece no! Dentro c'è la conserva essiccata di pomodoro che spalmeremo sul pane. Bada come la fuma. Un po' di olietto non ce lo vuoi mettere? Un po' di origano? Ecco, ora ho paura di fare il danno. Cosa vi devo dire? Pane, olio e pomodoro sono la cosa più buona che c'è al mondo. Adesso è il turno mio. Io non ho le mani di amianto come Franci. È la prima volta che al posto di pane burro o di pane olio arriva una cosa diversa. Rosso di Montalcino del maestro Colleoni, artigiano vero, ed è il vino che esce fuori non dal Brunello ma dal rosso di Montalcino. È una sorta di declassamento che fa in vigna con le uve un po' più giovani, le vigne e le piante un po' più giovani dalla selezione di Santa Maria, che è la vigna più importante di Marino Colleoni. Primo piattino con le posate, ceci e ricci. Abbiamo i ceci in due consistenze, una crema chiara a destra, poi un fondo che sorregge il riccio di mare. Tutto insieme, con il cucchiaio. Guardate che bel piattino forato, bellissimo. Io sono un gran sostenitore del fatto che il contenitore fa anche un po' il contenuto. Vado all'assaggio. Il riccio ovviamente è molto sapido, poi c'è anche la punta di sale Maldon. La crema di ceci è in contrasto perché indubbiamente è molto meno sapida e ha anche una consistenza differente. Una cucchiaiata veramente di sapore. E a proposito di vino naturale, siamo nell'arcipelago delle Eolie, a Vulcano in particolar modo, con le uve, con questo Corinto Nero, che è un'uva che in precedenza veniva utilizzata solo per colorare la malvasia delle Lipari. Questo signore la vinifica in purezza, in anfora, ne fa 800 bottiglie e noi gliene beviamo un bel po' durante l'anno. Qui invece su questa tela bianca i ragazzi si divertono a disegnare su un letto di salsa verde le spardegnas, questa tipicità spagnola, ricoperta da lardo di patata negra e cicoria bruciata. Sarebbe il cetriolo di mare, appartenente alla famiglia dei coralli. Franci, questo è di nuovo, mi sa che siamo di nuovo impreparati. È la mia primissima volta. In un ristorante stellato? No, che assaggio un cetriolo di mare. Non è morbido, è quasi croccante. Questo piatto sembra un lenzuolo, ma in realtà è un piatto.
vorrei farvi vedere il cetriolo di mare che cos'è. Si tratta di lui. Ah, c'è una fetta di lardo. Ha una consistenza che apparentemente sembra molle, ma in realtà dovete un po' masticare. E devo dire, il vino si accompagna meravigliosamente. E quindi, perché no, direte voi. Succo di mela cotogna, non alcolico. Questa è una famiglia tedesca che da 5 generazioni si occupa di far solo succhi in maniera completamente artigianale, non aggiungono zuccheri, acidi, nulla. Come un coniglio all'ischitana, questo è il nome che diamo a questo piatto, dato che l'ispirazione è per l'appunto a questa tipicità di Ischia. Coniglio laccato in salsa piccante, sopra friariello napoletano al chimici, in accompagnamento una pera aromatizzata alla camomilla che aiuterà sicuramente dopo la piccantezza, quindi mangiata alla fine sarebbe l'ideale. Salsiccia e friarielli, versione coniglio. Mi piace di brutto. Mi piace di brutto, visto che c'era il coltello, forse bisognava mangiarlo in due morsi. L'anduia e la salsa teriyaki intorno lo rendono molto molto goloso. Bisogna mangiare la pera per pulirsi la bocca. Ex Vero 2, siamo in Austria, da Berlitz, famiglia di Vigneron, con questo vino fatto da Sauvignon Blanc e Morillon, che è una qualità ancestrale di Chardonnay. E la vendemmia 2018, una zona predisposta nel far vini naturali. Pendenze assurde, boschi, tanto verde. Qui forse ci avviciniamo al più francese della serie. Pesce San Pietro, caviale e Bourg Blanc. Deliziosamente perfetto. Il pesce è cotto divinamente. Il Bourg Blanc gli dà acidità e grassezza. Il caviale, il giusto grado di sapidità. Che delicatezza pazzesca. È quasi comfort food. Parliamo di un piatto scarpetta friendly. Un salto da Herbesois. Siamo praticamente parte più a sud del Rodano, una zona in cui anche qui boschi, quindi la parte selvaggia si fa sentire. Si dà in purezza 2,20. Qui abbiamo servito gola di baccalà in salsa pilpil. Emulsione di colore verde che vedete a ricoprire, fatta con collagene di baccalà ed erba cipollina. La gola di baccalà è la parte più pregiata del baccalà, anche per via del fatto che è una parte ovviamente molto ridotta dell'animale e ogni animale ne ha solo una, un po' come il filetto per la mucca. È super caldo, è fritto, quindi è super buono e ha questa salsina sopra. Suggeritore? Erba cipollina. Di erba cipollina che ci sta davvero molto bene. E la versione gourmet, elevata potenza del fish and chips. Di solito il fish and chips, adesso così giusto per farci sbattere fuori dallo chef, è servito con la salsa di piselli verde. Esatto, ma secondo me è voluto. Ho deciso io, dopo chiediamo allo chef. Taurasi 2004 di Leonardo, una delle famiglie storiche del Taurasi. Un'annata molto complicata che però ha tirato fuori poi un vino secondo me veramente molto interessante. Io lo adoro il Taurasi. Petto d'anatra qui invece servito su un fondo di ciliegia e mandorle. Franci si aspettava l'agnello e invece è arrivata l'anatra. E mo come la mettiamo, Franci? Che ti eri preparata sull'agnello? Raccontami un po' dell'anatra. Va, va, va come prende appunti adesso, all'ultimo momento. Non mi riprendo. Come quando a scuola non avevi studiato e studiavi sul pullman. Io ci metto anche una mano. Lo sapevo che non era una mandorla normale. C'è il trucco. C'è il trucco. La mandorla innanzitutto è una mandorla al cubo e un concentrato di sapore con l'anatra e la riduzione di ciliegia, che è piatto pazzesco. La mandorla ti spiazza perché inizialmente pensi veramente che sia una mandorla solida. L'anatra è molto buona, ma ha un sapore super riconoscibile. Così come di suo anche la mandorla, quello che non ti aspetti è il connubio tra i due elementi. Facciamo un salto giù a Marsala, con il vino di Marsala, non con il Marsala di denominazione, perché questo è il Marsala che si faceva prima che arrivassero gli inglesi e che modificassero un po' quelli che erano i modi per fare il vino a Marsala. Questo è un vino bianco a tutti gli effetti, la particolarità è che fa botte scolma, quindi la botte non viene ricolmata sotto velo, come i vini di sherry per darvi un'idea, travasati nelle annate precedenti. Qui si parte dalla vendemmia 1973 e si arriva alla 2020 in questo caso, ed è l'unico vino sempre presente nel nostro pairing. Spaghetti allo scoglio. Forse il piatto più storico del Cresio, basato sul pesce, però a quanto pare non si vede. È tutto all'interno di questo brodo che cuoce per giorni con più di 50 tipologie di pesce a contatto, quindi un'estrazione continua. Successivamente il brodo diventa il fondo di cottura della pasta, da cui riesce anche a rubare un po' di colore a quanto pare. Giusto un pizzico di pepe. Siamo arrivati al signature. Questo è il piatto per il quale arriviamo da Milano fino a Caserta, anzi a Telese Terme. Questo di fatto è uno scoglio senza la rottura di scatole dello scoglio, cioè non dovete star lì a togliere i carapace, i gusci, le lische. La preparazione dura più giorni, è molto complessa e alla fine avete questa riduzione che è semplicemente il concentrato di sapore di tutti questi pesci
che però in realtà nel piatto non vedete. E la figata è che gli spaghetti in realtà vengono cotti in acqua bollente solo per un paio di minuti, poi vengono risottati in questo brodo super concentrato di pesce e hanno un sapore che, cioè, dovete venire qua per provarli. L'aspetto negativo c'è, è uno solo, sono troppo pochi. Il profumo che viene dal piatto è delizioso, è un concentrato di sapore incredibile. Il pepe sopra gli dà il giusto tocco di piccantino, sono pazzeschi. Qui lo so, scado nel banale, ma purtroppo devo rivedere la mia classifica. Ci sarà pure un motivo se questo piatto è il piatto più famoso dello chef. È in assoluto la cosa più buona che ho mangiato fino adesso, senza nulla togliere a quello che abbiamo mangiato prima. Franci? Sono d'accordo. Incredibile, siamo allineati. Se in più vogliamo anche aggiungere che è pure scarpettabile. Inattendiu. Infatti inatteso, anche perché c'è un po' bestia in contrario. Iniziamo col rosso, chiudiamo con lo champagne. Questo è Monier in purezza di Domaine Lagille, che anche qui rientriamo nelle piccolissime maison che fanno champagne col contagocce dalle loro vigne. In questo piatto passiamo dal mare alla campagna, con la faraona arrosto, è ripieno, si trova all'interno dei fagottini, 12 pezzi in un cucchiaio, 5 mm per ognuno. È sicuro, in un sol boccone si sentirà tutto. Fondo e crème fraîche a condire. Sono dei fagottini minuscoli, mezzo centimetro, ripieni di faraona. Una volta li facevano grandi 6 mm, ne mettevano 9, ora hanno deciso di farli grandi 5 e metterne 12 all'interno di un cucchiaio. E il cliente con spocchia in un secondo vanifica il lavoro di un'ora. Non c'è neanche da scarpettare. Il formaggio è golosissimo, c'è una parte acida. Sono quasi buoni quanto gli spaghetti. Ah, pensavo che dicessi sono quasi buoni come quelli che faccio io. Sono quasi buoni quanto quelli che faccio io, quasi. Che super sapore, che se ne va così, in un battito di ciglia. E anche questo secondo me è un po' il suo bello. Godete in un secondo e mezzo e poi è tutto finito. Questo forse è il piatto più importante del percorso, perché attraverso un viaggio nel tempo noi andiamo a servire uno degli elementi campani più importanti, la mozzarella di bufala. È il gusto in realtà, perché facciamo la pastina al formaggino, formaggino prodotto con gli stessi elementi da cui si parte per produrre la mozzarella, e quindi una volta cagliato noi lo mantechiamo, proprio come si fa, insomma, con i semi di melone, il parmigiano e l'olio extravergine di oliva. Io non me la ricordo la pastina col formaggio, perché mia mamma non me la faceva la pastina col formaggio. Che infanzia difficile che hai avuto, Franci. Vabbè, recupero ora. Mi piace un sacco. Non so se mia mamma me l'avrebbe fatta esattamente così, ma è proprio buona. Ma che bello, ragazzi, questo elemento giocoso all'interno dell'esperienza, che non pregiudica, perché già lo so, la bontà del piatto che andremo a provare. Allora, un po' effettivamente torni bambino, ma non solo per l'utilizzo del cucchiaino o del piatto di topolino, ma proprio per i sapori. Questo piatto, non so se hai notato, arriva prima della parte dolce. Cosa arriva di solito prima della parte dolce? Il carrello dei formaggi. Questo non ci avevi pensato, questa cosa qua. Ragazzi, è formaggino, cioè devo scarpettare, anche perché per vedere chiaramente se Topolino è proprio lui. Sì, è proprio lui. Siamo al dessert, lici e violetta, gli ingredienti a comporlo. Partiamo da una base, una ganache di cioccolato bianco e violetta. Subito sopra una grattachecca di acqua tonica e champagne. Spuma di lici a nascondere il tutto, è la parte bianca che vedete, con zucchero alla violetta poi sopra. Super delicato. Lici. Sapore di violetta persistente, delizioso. Siamo alla piccola pasticceria, noi lo definiamo il parco giochi dei dessert, perché si sale, si scende, scegliete voi la giostra, non c'è un ordine. Parto dalla formichina, trasporto uno spicchio d'ananas aromatizzato, zenzero e mezcal, una raindrop cake al moscato con dentro un mirtillo. Nell'ego invece c'è una sorpresa, va cercata perché non si vede, è la pâté de fruits al frutto della passione. Macaron, caramello salato e pistacchio, cannelle di Bordeaux, dolce tipico francese, noi lo facciamo con la mela annurca, il calvados, gianduiotto al latte di bufala, prodotto con il dos de leche ricavato per l'appunto dal formaggino della pastina, carta d'orribile a ricreare un po' l'etichetta, sempre francese, tarte citron, tartelletta dentro crema al limone, la meringa che gira, la parte più buona del cornetto acido, insomma il motivo per cui si compra il cornetto, la punta col cioccolato alla fine, un mochi. Noi partiamo da una ganache di caffè a mascarpone, poi questa pastella di cioccolato e cacao a ricoprire per creare il gusto del tiramisù, un kaki prodotto con la tecnica dello shikaki, una tecnica di essiccazione giapponese, li riempiamo con degli agrumi e li tagliamo a mo' di salame, cioccolato reato e del kombucha all'interno delle provette, la bevete quando preferite, non c'è un ordine, eccetto la rana, marshmallow, limone frizzante.
effetto digestivo, lascerà la bocca bella fresca sul finale. Cosa importante, non può essere presa con le mani, ma va baciato il rospo. La più bella piccola pasticceria che ci sia mai stata presentata. Devo ancora assaggiarla, per cui a breve vi dirò anche per quello che riguarda il gusto e il sapore, ma ragazzi, da vedere è veramente uno spettacolo. Non vedo l'ora di baciare il rospo. Comincio dal fondo del cornetto. Andrei di formicuzza. Devo... Non capisco. Amica, mi dovrò mangiare tutto lo zucchero. Non ho capito bene che cos'è che devo cercare. Beh, sì. Ok. Gelatina con mirtillo. Super scivolosa. Cioccolato soffiato. Io ho passato mezz'ora a scavare qui dentro a cercare cose. Era qui! Oh. È rimasto un rospo. E dalla splendida cornice della reggia di... Stavo dicendo di Venaria? Non no. proprio. Day after, perché ieri abbiamo finito tardissimo e volevamo farvi gli ultimi commenti finali dalla splendida reggia di Caserta. La location del Cresios, posto bellissimo, devo dire a onor del vero un pochino in braccio alle papere, nel senso che arrivarci non è proprio easy. Loro stanno a Telese Terme, ma se li contattate sicuramente vi danno una mano per riuscire a raggiungerli. Il menù di ieri era un menù a sorpresa, anche se avevamo studiato prima. Mi ha veramente divertito, c'erano dei gusti e dei sapori veramente super azzeccati. Nella mia classifica personale, ragazzi, non posso che mettere al primo posto la reinterpretazione dello spaghetto allo scoglio, che era qualcosa di eccezionale e ha una preparazione dietro inimmaginabile, veramente molto complessa e molto lunga. A me è piaciuto tantissimo il pollo arrosto con le patate, veramente divertente e soprattutto buono. E anche la reinterpretazione del sushi di sgombro con il melone. E perché vogliamo parlare della piccola pasticceria? Uno spettacolo visivo e anche palatale, oserei dire. È un menù da circa 25 portate, una degustazione cieca, non potete ordinare alla carta, quindi venite qui e vi viene servito questo menù. Fidatevi, perché è un menù che ci sta veramente tanto dentro. E abbiamo pagato un totale di 460 euro, che comprende i due menù degustazione da 150 euro l'uno, il mio accompagnamento di vini da 100 euro, l'acqua e i due calici di aperitivo iniziali. Non c'è molto da aggiungere, questo è assolutamente un posto in cui vi straconsigliamo di venire. Uno dei ristoranti più interessanti in Italia che abbiamo provato negli ultimi tempi. Vale il viaggio, vale la sosta, vale il trasferimento, vale tutto. Speriamo che anche a voi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo stellato.